Ciao a tutti raga e bentornati su Plerux Channel in un nuovo gameplay di Rise of the Tomb Raider. Allora, dove stiamo? Stiamo praticamente Penso che potercela fare. Forse. per salire su una nave bizantina, o meglio su una galea bizantina rimasta ghiacciata e in verticale. Quindi chissà che cazzo sarà successo adesso. Mamma mia, è rimasta praticamente così per non si sa quanto tempo. Ok, bene, perfetto. Anzi no, ci. Vediamo un po' cosa possiamo trovare. La Maria tu l'hai bloccata. Ecco. La struttura si è spezzata in due a causa del ghiaccio. Non importa. Speravo di puntare i suoi cannoni contro il falso profeta. Ma continueremo a piedi. Con me ci sono sei dei migliori uomini dell'Ordine della Trinità. Abbiamo accumulato cibo e scorte, mentre la Marina è morita dalla fame. Non lo sanno ancora, ma sacrificheranno la vita per la causa. Io e i miei uomini troveremo un modo di uscire da queste grotte ghiacciate e continueremo a piedi. Prima che la nave fosse inghiottita dal ghiaccio a sud, abbiamo sentito della musica. Quella sarà la nostra prima meta. Ma prima devo riposare. Il freddo mi è penetrato nelle ossa e sono intorpidito. Non so che E invece è morto. Ah, ok, noi dobbiamo andare qua sopra. Prendiamo intanto il funghetto. Noi praticamente dobbiamo andare lassù, cioè nel senso ci dobbiamo arrampicare, ma dobbiamo sghiacciare quella cosa. Quindi, vediamo. Esatto. Esattamente, esattamente. Come posso fare? Quindi Ok. Esatto. Sì, ha funzionato. Perfetto, invece di qua. Oh, che cazzpiterina fa. Oh, invece di qua resta giustamente. Ecco, allora poi andiamo sopra. Ok, sto scudo ci andava in fronte. Ok, bene. Poi dobbiamo abbassare questo perché c'è la stessa storia di qua. Ah no. Ok. No, non credo. Ah, sì, invece. Boh, vabbè. E dai, quindi è a tempo sta cosa, mannaggia. Tocca sbrigarci. Ecco perché infatti bisogna farlo fino in fondo. Dai, corri, 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 corri. Sbrigati. Ok, corri. Corri la retta bella, corri la retta bella. Ma che cazzo ti dice il cervello, tonta? Mannaggia la miseria. Siamo andati a cazzo. Siamo andati relativamente a cazzo. Ok, dai. Riproviamoci. E speriamo che stavolta sia la volta buona. Corri.
Oh, vaffanculo. Ora devo scoprire cosa c'è lì sotto. Bene, e quindi dobbiamo un'altra volta riarrampicarci per tutta la nave. Comunque, non ci ho fatto caso, ma noi ci stiamo arrampicando sopra i remi della galea. Ma che cosa fantastica è? Cioè, parliamone. Cioè, tu mi stai dicendo che devo saltare. Wow. Ok. Maronne. Dov'è finito quel remo? Dove andare in mezzo al ghiaccio? Ok. Ok. Guarda qua. Perché portavano con loro tutte queste ricchezze? Mamma mia, infatti. Che spreco. Le frecce non ne abbiamo bisogno. Questa è una mappa. Perché c'è un'altra tomba poi qua. No, non è vero, questa è la tomba dove stiamo dentro, ma che cazzo stai a dire? Ah, abbiamo perso una reliquia, non ce la siamo presa. Ma quanto niente. Ah, perché attorno e indietro mi pare un po' una cazzata, che dite? Questo codice descrive le tecniche di tiro con l'arco dei nemici dell'impero bizantino. E praticamente che fa? Scocca rapidamente. Oh, due frecce in sequenza senza dover estrarre di nuovo la faretra. Per scoccare rapidamente premi e rilascia velocemente. Ok, quindi praticamente. Oh mamma mia, che cosa bella, me ne ero dimenticato che si poteva fare. È la fine. Moriremo tutti qui per colpa di Carraldus e della follia dell'Ordine della Trinità. La mia nave non rivedrà mai più l'acqua. Siamo entrati nel mare glaciale, un inverno troppo inoltrato. Saremmo potuti tornare indietro, ma Carraldus non ha voluto abbandonare il profeta perduto. Lui e i suoi guerrieri con gli occhi senza vita hanno preso il controllo. Ha portato la nave dove l'acqua era poco profonda e ci siamo arenati. Poi il bastardo ha costretto la lanciurma a trascinare la nave a terra. Si usava contraddirlo andare incontro a morte e scomodare. Ma anche a secondarlo non ci ha salvato dalla morte. Farò di tutto perché muoia qui con noi. Ha sempre avuto con noi per veleno nel caso in cui la nave fosse stata assalita. Ora ne farò un altro uso. E bravo capitano. Ok, e noi ce ne andiamo adesso. Ok, siamo tornati alla caverna glaciale. Una spilla bizantina. È figo, La smetto guarda con che bel questo. mosaicato. Al posto di punto hanno cancellato il colpo. Probabilmente ritraeva il profeta. Devono essere stati costretti a nascondere la loro fede. Allora, qua dove ci riporti? Ah, per andare verso l'obiettivo. Invece di qua torniamo indietro praticamente. O sbaglio? No, non sbaglio, torniamo indietro. Ok, torniamo indietro. No, sinceramente non me ne pego, anche perché dovrei rifarmi tutto, quindi andiamo, dai. Fa niente, dopo le ribeccheremo, le reliquie, su.
Dai, ma senza proprio problemi, problemi, che ci fa? Ok. Dobbiamo andare là, forse? Boh, vedremo. Soldi. Soldini. Beh, due solo, niente di eccezionale. Ah, tocca rimmergerci. C'era niente là sotto. Gli orali, sicuramente. Bella la recitazione di questo doppiatore. Mi piace. Ah, non posso fare altro, effettivamente. Di qua e basta. Sì, di qua e basta. Base sovietica. Non si può salire di qua. Ah. Repubblica delle... Che cazzo? No, niente. Niente, niente, niente. Non Repubblica. Mi sono sbagliato. Repubbliche socialiste sovietiche. Non sono tenuto. Questo è tutto da vedere. Prima hai ucciso quell'uomo. L'ho fatto per sopravvivere. Credo l'abbia fatto anche tu. Da quanto tempo sono qui? Giorni, non di più. Gli invasori hanno imprigionato molti dei nostri. Vattene da questo posto, finché sei in tempo. Non posso farlo. Sono venuta per una cosa importante. Anche loro. Se ti rivedo ancora, giuro che ti pianto una freccia in gola. Tu e io siamo dalla stessa parte. Spero di poterlo dimostrare. Che sta succedendo laggiù? Questo posto è abitato. Queste persone sembrano essere qui da molto tempo. Hanno vissuto isolate per decenni, forse secoli. Ho notato particolari del suo abbigliamento. Piccoli ornamenti come sarebbero stati fuori luogo nell'impero bizantino. Che siano discendenti dal popolo del profeta. Cosa sanno della città perfetta o della sorgente divina? Una cosa è certa. La Trinità farà di tutto questo per loro. Chiunque siano, temo che corrano un grave pericolo.
Speriamo che il vecchio detto sul nemico del mio nemico sia ancora valido. Hai finito la re? Tanto non possiamo migliorare niente, quindi... Ok. Andiamo avanti. Vedete, noi stavamo... Ah, cazzo, non si vede. Noi stavamo laggiù, dove sta la bandiera. Laggiù, e abbiamo fatto tutto il giro per stare qua. Cosa c'è qui? Niente, non c'è nulla qui. Ah, mi fa risalire, perché? Sì, mi fa risalire, ma perché mi fa risalire poi? Boh, vabbè. Oh, mamma mia. Non ho mica capito perché dopo vorrebbe farmi risalire. Hai capito? Perché poi dopo... Forse perché c'è sta il falò? Boh. L'unica è questa. Boh, vabbè. Andiamo avanti, vediamo un po'. No, ce l'ho al massimo le frecce io. Che non mi stanno lasciando Non posso fare niente per lui adesso. niente. E beh, effettivamente è morto. Finito? No. È finito? Dai che sento sta cosa. Vabbè, sti cazzi, lo sento lo stesso. Primo giorno in Siberia ed è successo. 2 anni in Afghanistan, 1 altro in Indonesia e niente. Avevo passato un giorno qui sul ghiaccio e boom, era il primo uccisore. First kill. Ho guardato i suoi occhi spegnersi e penso più tardi. Non era rosso. Non ho idea di cosa facesse lui. Sono rimasto con lui. Venuto prima era lui e ha detto solo perdere. Ho vomitato fuori l'acqua. Vedevo il mio vomito mescolarsi al sangue del ragazzino. Lui ora è solo carne e io sono carne. Constantine continua a dirci che siamo qui per un motivo speciale, per compiere il volere di Dio. E ora anch'io comincio a capire. Beh, non è il ragazzino questo. Vedete che se conosco Tomb Raider qua si può passare? Infatti. Che è una tomba? No, non mi dice che è una tomba. Funghetti, funghetti. Qua cosa c'è? Mamma mia, siete. Subito, oro. Focus Pincher. La storia. Livello 3 di greco, top. Ah sì, si può salire dopo.
Boh, andiamo di qua. Mamma mia, labirintico. A dir poco labirintico. Ah, poi è finito. Non sembrava. Ok, e quindi di qua ci porta un'altra parte. Esatto. Wow. Se tanto mi dà tanto, qua dovrebbe portarmi. No, 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 decisamente no. Quindi quella è un'altra cosa. Cazzo, me da dove sono venuto? Questo è dove stavo, è dove siamo stati adesso, che qua finisce. Esatto. Poco labirintico, eh. Veramente, mi stavo a prendere la labirintite, raga. Che però voglio comunque andare a esplorare di là. Ottimo. Quindi dobbiamo andare di qua, qua sopra. Ok, faccio ad andare di là? E poi soprattutto se cado, riesco a risalire? Sì, riesco a risalire. Sì, riesco a risalire, ok, bene. Ok. Però resta la mia domanda, come... Niente. Risolto. Zero. Mi dimentico che io sono Lara Croft e posso tranquillamente scalare il mondo. Un profeta deve avere dei seguaci. Cocros di Nicea fu uno dei primi seguaci del profeta. Marchiato come eretico nella sua città natale, Cocros si unì al pellegrinaggio verso nord. La sua conoscenza delle stelle servì per trovare la strada. Si dice che Cocros e il profeta stessero seduti per ore sotto le stelle a parlare della natura dell'universo e della posizione dell'uomo all'interno di esso. Costruì per il profeta un planetario meccanico con i pianeti e le stelle, per consentirgli di guardare il cielo notturno anche durante i lunghi e bui inverni. Figo, bello. Qua non c'è nulla e possiamo tornare praticamente dove eravamo. Mamma mia, l'ho ammazzata però Lara.
vuoi dirmi che praticamente questa è la parte da dove siamo entrati? Credo di sì. Sì. Sì, Cocos di Nicea, sì. Ok, adesso possiamo ritornare sopra. Caverna glaciale, base sovietica. Beh, abbiamo... top. Niente, non sembrava un passaggio. Ok. C'è solo lui qua. No, dai, perché? E tu sei morto. Dell'isola. Della nostra isola, dove stavamo noi? Quindi la Trinità c'entrava anche su Yamatai. Questo mi stava a guardare. Dai! Cioè, che cazzo, tre frecce mi hai fatto fa? Tacci tua. Non ce l'ho al massimo i funghetti. Cioè, tre frecce per prendere tre piume, vabbè. Insomma. Non so se... Può essere comunque buono. Facciamo un altro po'. Allora, dove... Ah no, per forza di là devo andare. Per forza di là, sì. Ok.
Sì, non è successo nulla. Svaboda. Svaboda dovrebbe essere, se non sbaglio, libertà. No, 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 no. Che cazzo fai, Vale? Adesso nessuno si guarda nessuno, quindi adesso appena si avvicina questo lo uccido. Perfetto. Allora, piano piano, con calma. Poi vorrei andare di là, lì, sotto a quell'affresco, e cercare di ammazzare quello. Oppure è perché c'ho quello laggiù che rompe i coglioni, capito? Perché. Ah, ok, sta risalendo. Che tanto adesso non mi vedi, no? Ah, ma sta di spalle. Ok. No, ho fatto una mezza cazzata, raga. Però vabbè, fortunatamente me la so gestita. E niente, noi ci vediamo al prossimo gameplay. Lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi. E spero vi stiano piacendo questi gameplay. Ciao ciao, alla prossima!